Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Nella prossima seduta dell'Aula eh, dell'organo legislativo regionale approderà un dibattito sull'autonomia differenziata con la Toscana intenzionata a chiedere un referendum insieme a altri consigli eh, regionali eh, d'Italia che osteggiano eh, questo provvedimento eh, governativo. Eh, L'unione eh, che si è creata è quella tra Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Due proposte di deliberazione presentate dal Partito Democratico, da Italia Viva e dal Movimento 5 Stelle che stanno per approdare in Consiglio regionale. Alla prossima seduta così si prepara la battaglia in aula contro l'autonomia differenziata delle regioni voluta dal Governo centrale. La Toscana si unisce così all'Emilia Romagna nel chiedere l'abrogazione del provvedimento tramite un referendum. Serviranno cinque consigli regionali per indire la consultazione elettorale. Cinque sono anche le regioni a guida centrosinistra che osteggiano la riforma. Questa è una sbagliata perché va oltre eh, l'autonomia che noi condividiamo. È una legge che rischia di creare 20 staterelli eh, che sarebbero veramente poca cosa nei confronti dell'Europa e del mondo, che rischierebbe di aumentare le diseguaglianze con regioni più forti che si rafforzano, regioni più deboli che si indeboliscono di consegnare alle regioni materie importanti e unificanti come quelle della pubblica istruzione, eh, come quelle dell'ambiente, come materie legate ai diritti civili che non possono essere eh, frammentate ma che devono essere gestite unitariamente. Noi siamo per la semplificazione, la semplificazione la si può fare decidendo meglio chi fa cosa tra comuni, province, regioni, Stato, ma senza disarticolare il nostro c'è poi il dato politico, ossia una conferenza stampa congiunta a cui, oltre alle forze di maggioranza, partecipa anche il Movimento 5 Stelle, una novità assoluta nello scenario regionale. Noi siamo fermamente contrari a questa riforma, a questa legge e soprattutto perché aumenterebbe il divario fra nord e il sud del Paese. Dopo decenni in cui i governi tutti si sono spesi per diminuire questo divario, ricordo tutti i fondi per il mezzogiorno, le politiche per il mezzogiorno. Tutto quello che è stato fatto verrebbe assolutamente messo nel cestino e aumenterebbero... Eh, le disparità fra regioni più ricche e quelle eh, più arretrate. Noi questo non lo vogliamo assolutamente, vogliamo un'unità del Paese perché le sfide che ci attendono sono globali e non si può certo pensare di risolverle a livello regionale. Italia Viva nel frattempo sembra aver sotterrato l'ascia di guerra elettorale anche nei confronti degli alleati del Partito Democratico non chiudendo a nessun possibile scenario futuro. Cioè, è importante la Toscana si impegni per abrogare una norma che è ingiusta, che non fa bene ai cittadini italiani, che divide l'Italia ed è una battaglia che parte in termini politici da tre forze politiche, il Partito Democratico, Tel Aviv e 5 Stelle presenti in Consiglio regionale che hanno preso un impegno di valori condivisi e credo che sia importante dimostrare come si possa stare insieme enfatizzando gli elementi che più uniscono rispetto a quelli che più dividono questa è una battaglia giusta da fare è corretto farla insieme ho avuto modo di definirla né che si tratti di un fronte costituzionale né un campo largo né un fronte polare a mio avviso è un impegno collettivo un impegno collettivo di forze politiche progressiste e riformiste che insieme si danno fiducia e lo dovranno fare insieme ai cittadini toscani ci impegneremo anche nella raccolta delle firme e saremo convinti che tutti insieme potremo vincere il referendum del prossimo anno e questo sarà un impegno collettivo con il quale darsi fiducia reciproca. La pagina della cultura che ci porta in giro per la Toscana. La notte di Isabella a Cerreto Guidi. La notte di Isabella torna con il suo incanto a Cerreto Guidi. Una volta ancora sabato 6 e domenica 7 luglio, il borgo si risveglierà come per incanto nel luglio 1576 e sarà trasportato dal gran fermento del popolo intento a far festa per salutare l'arrivo alla villa Medicea dell'amata Isabella, figlia prediletta del Granduca Cosimo I. La manifestazione di rievocazione storica è stata presentata a Palazzo del Pegaso in una conferenza stampa che si è svolta al Media Center Sassoli. Il centro storico tornerà indietro nel tempo, a luglio del 1576, in un clima di festa, per l'arrivo dell'amata Isabella, la figlia prediletta di Cosimo I, per raggiungere il suo sposo nella villa Medicea. Tra le mura del borgo cinquecentesco si potranno incontrare nobili e popolani, antichi cavalieri e scene di vita quotidiana, antichi mestieri, giochi storici, musiche e balli rinascimentali, falconieri, prodezze di spade e di balestre, giochi di fuoco e di bandiere. Si potrà entrare nelle atmosfere suggestive della Villa Medicia, della Pieve di San Leonardo, dell'Oratorio della Santissima Trinità, accolti da personaggi storici che faranno da guida. Cerreto Guidi è uno dei borghi più belli della nostra regione e questa rievocazione storica è una delle rievocazioni storiche più belle della Toscana. C'è il racconto di una donna che aveva un ruolo fondamentale, Isabella dei Medici, nella famiglia Medici. Una donna che morì proprio a Cerreto nella notte tra il 15 e il 16 di luglio del 1576. È il modo per raccontare la nostra storia, la nostra identità, da dove veniamo, e per traguardarlo verso il futuro la famiglia dei medici segnò la storia della Toscana e ci riporta indietro questa iniziativa circa 500 anni fa è un modo per raccontare la Toscana e anche un modo per ricordare la nostra storia la notte di Isabella è una trasformazione completa del borgo di Cerreto, è un'immersione nel Cinquecento, in un'atmosfera magica dove davvero spariscono tutti i eh, sintomi della modernità e Cerreto torna ad essere il luogo dove Isabella amava andare e, e quindi è intanto una bellissima rievocazione, bisogna ringraziare. La Pro tutte le associazioni del Comune di Cerreto fanno un lavoro davvero straordinario nella trasformazione di tutto il borgo. E poi c'è anche una notte misteriosa. No? Sappiamo che la notte eh, non sappiamo di preciso qual è la storia. Eh, ci sono varie versioni di questa morte di Isabella e questo elemento di magia e di mistero in qualche maniera danno un tono ancora più affascinante a questi due giorni di festa a Cerreto Guidi. Che io invito tutti quanti, ci sono anche tanti turisti sul nostro territorio in questo momento dell'anno e sicuramente è un modo per vedere una Toscana che è difficile vedere in altro modo, ma anche tutti i nostri residenti, i cittadini di tutta la regione di venire a Cerreto perché è un'occasione davvero unica. Siamo molto orgogliosi di essere eh, veramente arrivati a questa nuova edizione della Notte Isabella con una comunità che si accinge a ripresentare il proprio Paese immerso nella seconda metà del Cinquecento. Quindi ci sono tanti preparativi di giorno e di notte, eh, tantissime associazioni coinvolte. L'amministrazione comunale che nonostante il passaggio oggettivo delle amministrative ha cercato di mettere in condizioni tutta la fase organizzativa e comunicativa e ora siamo alle porte. Per cui io i cittadini toscani, ma anche tanti turisti che sono presenti nei tanti borghi a essere presenti il prossimo fine settimana a Cereto Guidi perché eh, ci saranno tante attrazioni, ci saranno ovviamente tanti eh, punti ristoro qualificati, ma poi soprattutto ci sarà l'arrivo di Isabella de' Medici che è la padrona di casa, come da sempre Cosimo primo voleva per la sua figlia prediletta. Saranno due giorni fantastici di ritorno al Rinascimento. La notte di Isabella è sempre un momento di magica atmosfera in cui chiudendo gli occhi improvvisamente si, 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 ci si risveglia nel Rinascimento. Ci saranno allestimenti molto curati, ci saranno i, eh, gli antichi mestieri, ci saranno Giocolieri, ci sarà il fuoco, ci saranno naturalmente le nostre quattro contrade che in grande spolvero si esibiranno per il grande pubblico della notte di Isabella. Sarà un momento. Straordinario per poter venire a Cerreto Guidi. La Villa Medice di Cereso Guidi, che è patrimonio UNESCO, sarà visitabile in orario anche serale e quindi le persone che verranno potranno godere appieno della villa, del borgo, del nostro straordinario presepio all'Uncinetto, che sarà aperto per l'occasione, che ricostruisce il territorio. Un territorio che offre tanto, un territorio bellissimo che eh, invitiamo tutti a venire a scoprire. Ci spostiamo in Mugello e andiamo a San Piero a Sieve con l'ingorgo sonoro festival. È stato presentato in una conferenza stampa al Media Center Sassoli in Gorgo Sonoro Festival, l'evento musicale dell'estate Mugellana. Due serate venerdì 5 e sabato 6 luglio, di musica non stop che trasformeranno San Piero a Sieve in una discoteca all'aperto. Due giorni di musica non stop in una location tutta nuova, Parco Antonio Berti a San Piero a Sieve nel Mugello. La manifestazione giunta alla sua ventunesima edizione richiama l'attenzione di migliaia di persone provenienti da tutta la regione toscana ed oltre. Nella due giorni in console si alterneranno oltre 40 DJ con musica commerciale, techno, urban, live e tre palchi sonori. Per allietare il palato e offrire un'esperienza completa saranno presenti oltre 10 postazioni di street food, con specialità del territorio e una zona commerciale con circa 30 postazioni etniche e di opere dell'ingegno. 21 edizioni che danno il segno del radicamento sul territorio. La musica è prima di tutto socialità e ogni iniziativa come questa, che ha la capacità di attirare tantissime ragazze, tantissimi ragazzi e non solo, nel territorio di San Piero Assieve, dice eh, che la strada è quella giusta. Investire in iniziative come queste vuol dire consentire a tante ragazze e tanti ragazzi di ritrovarsi, di vivere insieme la bellezza della musica e di costruire nuove condizioni di socialità. Quindi grazie agli organizzatori, grazie alla Proloco, grazie all'amministrazione eh, comunale. Senza il lavoro di chi vive sul territorio iniziative come queste non sarebbero possibili. È una grande festa per tutto il territorio, io mi piace evidenziare che è una festa multigenerazionale perché veramente troviamo del ragazzino appena, appena, che si lancia appena nel mondo del ballo alle persone più adulte tipo me perché ogni falco ha la sua musia, ogni falco ha il suo punto di ritrovo. E mi piace evidenziare anche come sia una festa seguita anche da un punto di vista della salute, perché dalle tre in poi c'è uno spazio che viene chiamato spazio di decompressione organizzato con la Società della Salute e con la Misericordia di San Piero Assieve. Dove i giovani che pensano di essere stanchi o di aver bevuto un po' troppo possono rilassarsi su degli spazi appositamente allestiti, gli viene offerto caffè e fatta la colazione, di modo che possano un po' eh, decomprimere quello che è stato l'accumulo durante la serata. E quando ripartono, almeno siamo tutti più tranquilli, compreso le famiglie che sanno che c'è questo spazio. Quindi, una, un evento dove si è pensato veramente a tutto, pur di valorizzare il divertimento e anche la sicurezza. Ingorgo sonoro non è soltanto una festa musicale, ma è proprio una festa per il paese. È nata nel paese dai cittadini, eh, nasce dal 2001 eh, grazie all'amministrazione del Comune di San Piero, prima che il comune venisse eh, fuso e grazie a Alessia Ballini che era appunto la nostra sindaca e ci tengo a ricordarla questa cosa perché eh, è stata lungimirante in questo eh, Ingorgo sonoro è diventata una manifestazione importante non soltanto per il territorio del Mugello, ma per il territorio di tutta la Toscana. Eh, infatti i, i, quelli che sono poi le persone che vengono a divertirsi alla nostra manifestazione arrivano da tantissime parti della Toscana e si divertono in sicurezza e questa per noi è una cosa fondamentale, eh, ma non solo, eh, ci sono, continuiamo comunque nonostante eh, il cambiamento che c'è stato all'interno della manifestazione, eh, quindi non più eh, una manifestazione nel centro storico del paese ma nel parco Antonio Berti dove ora si svolge, eh, riusciamo comunque a mantenere tre stage eh, di, di musica diversi, quindi eh, a riuscire eh, sempre a mantenere questo ingorgo eh, musicale eh, vivo eh, nonostante poi le difficoltà che ci sono state eh, a seguito eh, dell'incidente eh, dell che c'è stato a Torino. Quindi ecco, eh, riusciamo a mantenere divertimento e sicurezza e eh, soprattutto comunque un grande aggregamento sociale anche per il nostro Paese. È una scommessa che credo sia vincente perché la la location che abbiamo scelto dall'anno passato, spostandola dal centro storico al Parco Antonio Berti, funziona davvero. Eh, possono venire famiglie senza problemi, non è successo niente l'anno scorso proprio a livello di, 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 di sicurezza e di problematiche che riguardano l'incolumità. Per cui mi auguro che sia percepito questo, questa cosa e che... Le persone dai bambini agli adulti a quelli grandi come me vengono all'incorgo senza problemi. Abbiamo diviso tre palchi, tre palchi che avranno musiche ovviamente diverse, in particolare un palco esclusivamente tecno, un palco diciamo commerciale per giovani, quindi con reggaeton, hip-hop, trap, queste cose. Che vanno adesso e un palco lo chiamo io Nazional Popolare dove anche le famiglie, i padri potranno ballare i pezzi favoriti, insomma, della loro storia musicale. Potremmo aspettarci 10.000 persone? Questo sarebbe l'obiettivo. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio Regionale della Toscana torna la prossima settimana.